Dopo l'emergenza neve iniziano i primi problemi sul versante del dissesto idrogeologico. C'è questa frana in località Costa di Sant'Agostino che incombe su Via De Gasperi, che si sta muovendo. Sì, purtroppo lo avevamo detto e si sta verificando. La frana su Costa di Sant'Agostino, per intenderci, lungo la statale all'altezza dello Sporting, un po' più in avanti, è partita, il muro ha un paio di segni di cedimento, il muro di contenimento, e quindi abbiamo fatto fare una verifica già stamattina dal geologo e abbiamo transennato la strada, per cui adesso la strada è sempre transitabile in doppio senso, però è ridotta nelle dimensioni. Ma questo era purtroppo, come dire, lo sapevamo che dopo tutta questa neve e con le piogge che ci sono adesso ci sarebbe stato questo problema. Sopra quel pendio ci sono anche delle abitazioni, corrono qualche rischio? Guardi, per adesso no, ripeto, abbiamo già fatto fare una prima verifica e non ci sono rischi. È chiaro che la situazione la stiamo monitorando in maniera costante e vedremo, insomma, è chiaro che se ci saranno rischi prenderemo i dovuti provvedimenti. È l'unico fronte questo, vi risultano altre situazioni sempre sul profilo delle frane? Avrei qualche piccolo smottamento, c'è stato, ma insomma niente di rilevante in zone non significative, ma ripeto, questo purtroppo è solo inizio di un'attività che insomma ci darà diversi problemi dopo la neve. L'emergenza non è finita, anzi direi che è appena cominciata, quindi oggi stiamo terminando a riaprire le strade, quelle proprio le ultime che c'erano rimaste. Abbiamo due turbine, stiamo allargando la viabilità, perché comunque è garantita in un senso solo, e abbiamo ancora l'emergenza di energia elettrica. Stasera rientreranno ancora alcune utenze, però è chiaro che alcune resteranno ancora fuori, ma io oggi ho detto all'Enel basta, entro stasera voglio tutte le utenze riattivate, e quelle che non potete riattivare gruppi elettrogeni per le cabine ed eventualmente gruppi elettrogeni singoli da dare alle abitazioni dove non riusciamo ad arrivare per tutta una serie di motivi tecnici. L'Enel sta lavorando, io glielo riconosco, non è che non stanno lavorando, però secondo me qualcosa nella catena di montaggio non funziona.